sempre con te, Sandrino. Sei tutti noi. Chiamalo, tutto risolverà, Sandrino. Assieme a noi. Tu sei tutti noi. Siamo qui. Siamo qui. Siamo qui per te. Siamo qui per te, Sandrino. Evviva Sandrino. Risolverà. Risolverà ogni mistero che c'è qua giù in città. Evviva Sandrino. Il serpente del parco. Sally, come va? Zigo-zago! Mi avete fatto un bello scherzo! Ciao, ragazzi! Volete lavare il camion anziano? Altrimenti vi bagnerete! Scusate! Aiuto! 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 Attenzione! Aiuto! Aiuto! Che cosa succede? Che cosa aiuto! Succede? Ops! Scusatemi ancora! Ma che cosa sta succedendo? C'è un serpente gigante in libertà! Adesso è al parco! Sono tutti quanti terrorizzati! Un serpente gigante? Oh! Io odio i serpenti! Non quanto li odio io, fratellino! E voi potete catturare un serpente gigante? Sì, certo che possiamo! Forza, ragazzi! Prepariamoci immediatamente! Pompieri, tutti ai vostri posti! Oh, spostati! Fammi passare! Bene, controllo attrezzature. Caschetti. Bene, luce rossa. Bene, sirena. Perfetto! E adesso l'idrante. Oh, non abbiamo più il nostro idrante! Non c'è più l'idrante! Non possiamo catturare il serpente senza l'idrante. Non potete? No, lo dice il nostro regolamento. Il camion cisterna non può uscire senza l'idrante. Il serpente dovrà aspettare fino a quando non l'avremo ritrovato. Era qui questa mattina, ma dove sarà finito? Direi che il vostro idrante è scomparso. E a me questo sembra proprio... un nuovo mistero! Un mistero che noi risolveremo presto, così voi potrete andare a catturare il serpente! Vero, ragazzi? Giusto! Ecco cosa c'è nel palazzo di Scomparia! Qui Cirillo dalla stazione dei pompieri della città per le ultimissime notizie! Allora, cosa sta succedendo a Sgobbonia, Sandrino? I pompieri hanno bisogno del loro idrante! Senza l'idrante non possono andare a catturare il serpente! Oh! Questo è un vero problema! È proprio così! L'idrante era sul camion cisterna questa mattina e ora è scomparso! Ma noi lo troveremo molto presto e risolveremo il mistero dell'idrante scomparso! Siete tutti pronti? Allora sì, comincia! Chi, che cosa? Dove, come, quando? Restate con me! Chi, che cosa? Dove, come, quando? Tutti insieme! Dove, come, quando? Chi lo scoprirà? Dove, come, quando? Tutti uniti! Dove, come, quando? Qual è la verità? Dove, come, quando? Tutti insieme! Che cosa? Dove, come, quando? Investigatori al lavoro! Sandrino e la sua squadra si metteranno sulle tracce dell'idrante scomparso! Riusciranno a trovarlo? Restate con noi! Qui Cirillo, ciao! Bene, arrivederci! In bocca al lupo! Com'è fatto esattamente il vostro idrante? Vediamo, è molto molto lungo. E poi è grigio e ha una bocchetta che luccica alla fine. Siete sicuri che non si trovi qui? No, qui non c'è! E va bene, vediamo un po'. Siete usciti con il vostro camion oggi? Certo, abbiamo ricevuto ben due chiamate oggi. E dove siete andati? Vediamo... prima dal signor Ciccio Pasticcio per riprendere il suo cappello sull'albero. Grazie mille! Potreste aver
lasciato l'idrante laggiù. Andiamo dal signor Ciccio Pasticcio a controllare. Sì, buona idea, Sally. Andiamo subito a vedere. Volete andarci con il camion? Sì! Presto dal signor Ciccio Pasticcio! Sì! Evviva! Ragazzi! Scusi per il disturbo, noi stiamo cercando un idrante. Lei lo ha visto? Un idrante, dici? No, non ho visto nessun idrante da queste parti, mi dispiace. Peccato. Bene, dobbiamo cercare ancora. Dove altro siete stati? Siamo stati al parco. Al parco? Ho saputo che lì c'è un serpente gigante. Fate molta attenzione se ci andate. Dicono che sia un serpente lunghissimo e grigio e che salti addosso alle persone da dietro i cespugli. Il serpente salta addosso alle persone? Non credo che l'idrante sia al parco. Non c'è bisogno di andarci. Ma deve essere lì per forza. Anche perché è l'unico posto dove sono andati i pompieri oggi. Andiamo al parco. Ehi, che fine ha fatto la mia acqua? Salve! Allora, da che parte siete andati? Vediamo. Ci avevano segnalato un incendio vicino alla fontana. Tenevamo l'idrante in quattro per spegnere le fiamme. Ma non si trattava di un incendio. Era il barbecue della famiglia Verdolini. Quindi avete tenuto l'idrante tutti insieme, è così? Sì, certo. Quando l'acqua esce fuori dall'idrante, ha una grandissima potenza. Bisogna essere in quattro per tenerlo fermo. Va bene, ragazzi. Quella è stata l'ultima volta che avete usato il vostro idrante? Esatto! Nella zona dei picnic vicino alla fontana. Allora potrebbe essere rimasto proprio laggiù. Andiamo a vedere. L'ingresso al parco è vietato perché c'è un serpente. Dice che non possiamo entrare? Peccato! Ma noi dobbiamo entrare subito. Forse lì dentro c'è l'idrante e i pompieri devono assolutamente recuperarlo per poter catturare il serpente. No, credetemi. È meglio che non entriate nel parco. Il serpente è davvero grandissimo. L'ho visto io stesso. Perché è tutto bagnato? È stato quel serpente. È saltato fuori all'improvviso da un cespuglio e ha sputato acqua. Il serpente sputa acqua? Ma com'è possibile, sergente? Me lo sto chiedendo anch'io. Sembra che abbia fatto il bagno nella fontana. Oppure che sia stato bagnato da un idrante. Scusi, sergente Multa, mi può descrivere quel serpente? Vediamo un po'. È molto lungo, è grigio e ha una grande testa che luccica. Anche l'idrante scomparso è molto lungo, è grigio e ha la bocchetta che luccica. E quando sputa fuori l'acqua salta in alto di qua e di là. È vero, ragazzi? Sì, esatto. Proprio come fa il serpente, non è così? Sì, esattamente. Bene, adesso ho capito dove si trova l'idrante. Vedrete, io catturerò il serpente. Dici sul serio? Sul serio? Sul serio? Qui Cirillo in diretta per un rapido aggiornamento. Sandrino sta per affrontare il serpente gigante del parco. Ma per farlo devo poter entrare nel parco. No, ingresso vietato. Ma certo, capisco. E va bene, Sandrino. Ora puoi entrare e catturare quel serpente. E anche tutti noi ti accompagneremo. Sei sicuro di quello che fai, Sandrino? Certo, andiamo. Andiamo tutti a catturare il serpente. Dobbiamo proprio entrare anche noi? No, potete stare fuori se volete. Veniamo anche noi!
Vediamo, deve essere di sicuro da queste parti. Esci, serpente! Vieni qui da me, avanti, bel serpentello! Oh, fa attenzione, Sandrino! È dietro al cespuglio! Sì, prudente, Sandrino! Attento! L'ho preso! Guardate! Quello non è un serpente! È il nostro idrante! Bene, avete visto, amici? Sandrino ha coraggiosamente sconfitto il serpentone sputa acqua. Sgobbonia e salva anche questa volta! Adesso raccontaci, Sandrino, come hai fatto? Molto bene, Cirillo. Ecco come ho capito tutto. All'inizio pensavamo che l'idrante fosse dal signor Ciccio Pasticcio. Poi i pompieri si sono ricordati di averlo usato al parco questa mattina. Il sergente Multa ci ha detto che il serpente del parco era lungo, grigio e con la testa luccicante. Anche l'idrante è lungo, è grigio e ha la bocchetta che luccica. Ecco come ho capito che il serpente in realtà era l'idrante. I pompieri avevano dimenticato l'acqua aperta, per questo spruzzava acqua e saltava di qua e di là. Bravo Sandrino, un altro mistero risolto. Il mistero è svelato grazie al genio di Sandrino e di tutti noi. Risolto il mistero senza la mia squadra di investigatori. Bravo. Grazie, ragazzi. Non ho affatto avuto paura. Io invece dico di sì. Oh.